Idro 4. Cosa serve? Due batterie alcaline AAA da 1,5 volt. Installazione. Idro 4 è un sistema di irrigazione ideato per offrire la massima semplicità di installazione ed utilizzo. È possibile infatti interrare il pozzetto oppure collocarlo in appoggio in superficie. Il pratico coperchio a tenuta stagna permette di raggiungere velocemente il programmatore per impostare e modificare il programma di irrigazione. In caso di installazione interrata, si consiglia una collocazione non soggetta ad eccessivo calpestio o passaggio di mezzi meccanici come trattorini rasaerba. Una volta posizionato il pozzetto, procedere ai collegamenti idraulici secondo le esigenze di irrigazione, con tubi da mezzo pollice o da 20 mm e i relativi raccordi di fissaggio. Attenzione! Il tubo di ingresso o alimentazione deve essere di sezione maggiore o uguale ai tubi di uscita, mai inferiore. Inserimento delle batterie. Idro 4 funziona senza collegamenti elettrici. Richiede infatti solo due batterie alcaline AAA da 1,5 volt, che ne assicurano il funzionamento per l'intera stagione di irrigazione. Per installare le batterie, rimuovere il coperchio svitando le due viti. Quindi svitare il coperchio di protezione del programmatore ed estrarlo dal pozzetto. Svitare il tappo del vano batterie. Estrarre il portabatterie e inserire le batterie rispettando le polarità. Reinserire il portabatterie nel suo alloggiamento e riavvitare il tappo, avendo cura che la guarnizione di tenuta sia correttamente posizionata. Riposizionare il programmatore con il suo coperchio, quindi assicurare il coperchio del pozzetto con le viti. Uso della tastiera. Il programmatore di Idro 4 è pensato per la massima facilità d'uso, con tre soli tasti per impostare tutti i parametri. I tasti destra e sinistra consentono di scorrere le varie pagine per selezionare quella desiderata. Il tasto centrale attiva la modifica del parametro visualizzato, che può essere quindi variato con i tasti destra e sinistra, ed infine confermato con il tasto centrale. Ora è possibile spostarsi nuovamente di pagina con i tasti destra e sinistra ed eventualmente modificare altri parametri. Impostazione ora e giorno. Per prima cosa, impostare ora e giorno corretti. Al primo inserimento delle batterie, il display visualizza la pagina iniziale ora-giorno corrente, indicando di default ore 12 e giorno Sunday, cioè domenica. Premendo il tasto centrale e di seguito i tasti destra e sinistra, è possibile impostare l'ora corretta, nell'esempio le 15:30, confermandola con il tasto centrale ed accedendo alla pagina per impostare il giorno. Si procede coi tasti destra e sinistra per individuare il giorno corretto e confermarlo sempre con il tasto centrale. La schermata successiva ci permette di impostare il tipo di programma, cioè abilitare il programma A, il programma B, abilitarli o disabilitarli entrambi. Confermando la scelta con il tasto centrale, si esce dalla programmazione. Programmazione. Idro 4 ha quattro linee di irrigazione indipendenti tra loro. Per ogni linea è possibile assegnare due programmi di irrigazione, A e B, che agiscono in modo indipendente.
Ciascun programma di irrigazione A o B può essere impostato per avviare l'irrigazione in qualsiasi giorno della settimana, weekly schedule, fino a 4 volte al giorno, start time, e per una durata massima di 60 minuti per ciascuna linea, run time. Dalla pagina orologio, premendo il tasto destra, si passa alla gestione del programma A con l'impostazione dei runtime e start time delle 4 linee di irrigazione. Successivamente si passa alla gestione del programma B, quindi alla gestione dei giorni con la pagina Weekly Schedule, la pagina per la gestione Rain Sensor eventualmente collegato e alla pagina conclusiva per un test di irrigazione o per un'irrigazione manuale. La programmazione inizia dalla pagina Runtime, nell'esempio iniziando dal programma A. Premere il tasto centrale per abilitare la modifica della linea 1, quindi il simbolo OK lampeggia ad indicare che i parametri possono essere ora modificati. Con i tasti destra e sinistra, scegliere la durata di irrigazione desiderata, quindi confermarla con il tasto centrale. Potremo ora agire sulla durata di irrigazione della linea 2 e successivamente delle linee 3 e 4 del programma A. Conclusa l'impostazione del runtime, si passa all'impostazione dello start time delle linee per il programma A. La pagina start time permette di impostare fino a 4 orari di partenza al giorno. Dalla pagina start time, premere il tasto centrale per abilitare la modifica dell'ora di irrigazione. Il simbolo OK lampeggia ad indicare che i parametri possono essere ora modificati. Con i tasti destra e sinistra, impostare l'ora dell'irrigazione, quindi confermarla con il tasto centrale. È possibile ora impostare gli orari successivi di start time 2, 3 e 4 del programma A. Una volta impostati i parametri dei programmi A e B, è possibile scegliere i giorni della settimana in cui attivare i cicli di irrigazione con la pagina Weekly Schedule. Premendo il tasto centrale, lampeggia il simbolo S per Sunday, cioè domenica. Con pressioni successive del tasto centrale, è possibile abbinare al giorno selezionato il programma A, B, entrambi o nessuno. Premendo il tasto destra, si passa a lunedì e così via. Completata l'impostazione dei giorni, posizionarsi su Exit per uscire dalla pagina. Test irrigazione manuale. È possibile avviare un test o un'irrigazione manuale che non influiscono sui programmi già impostati. Dalla pagina Test, premere il tasto centrale, quindi i tasti destra o sinistra per scegliere quale valvola attivare. E ancora il tasto centrale per avviare un'irrigazione di 5 minuti. Sul display lampeggia il simbolo OK e visualizza quanti minuti mancano alla fine dell'irrigazione manuale. Agendo sui tasti destra e sinistra è possibile variare la durata dell'irrigazione, mentre il tasto centrale la interrompe anzitempo. Posizionandosi sulla pagina Test con i simboli OK ed Exit lampeggianti e premendo il tasto centrale, si esce dalla modalità di Test e premendo il tasto destra si torna alla pagina Orologio. Abilitazione dei programmi A e B e la messa in off. Per attivare o disattivare i programmi A e B del programmatore,
dalla pagina orologio premere il tasto centrale per entrare nella programmazione dell'ora e premerlo per altre due volte. Premere successivamente i tasti destra o sinistra per selezionare quale programma abilitare. Le scelte possibili sono 4. Premere il tasto centrale per confermare la scelta. Si consiglia di valutare gli orari di irrigazione dei due programmi, al fine di evitare l'eventuale sovrapposizione di due irrigazioni e l'apertura contemporanea di due linee, per la possibile caduta di pressione dell'acqua e conseguente scarsa irrigazione. Reset. Per cancellare le impostazioni personali e ripristinare la condizione di fabbrica, tenere premuti contemporaneamente i tasti destra e sinistra per 10 secondi, o comunque fino a quando sul display appaiono le ore 12. Procedere quindi alle nuove programmazioni. Rain Sensor. Idro 4 è predisposto per il collegamento con sensore di pioggia Rain Sensor, che interrompe il programma in caso di pioggia per riprenderlo al ritorno del bel tempo. Dalla pagina Rain Sensor premere il tasto centrale per abilitare l'attivazione o disattivazione, che si effettua con il tasto avanti. Confermare la scelta con il tasto centrale. Pulizia e manutenzione. Nel periodo invernale o di lunga inattività, chiudere il rubinetto, accedere al modulo di comando ed aprire manualmente in sequenza le 4 linee per scaricare la pressione. Rimuovere quindi il programmatore, estrarre le batterie e riporlo in un luogo riparato dal gelo e dall'umidità. In questo modo Idro 4 durerà tante primavere, sempre come nuovo. Klaber, i maestri dell'acqua.